Lo spirito del Natale. Tantissimo tempo fa, in una galassia sperduta nello spazio più profondo, stava finalmente per arrivare la mattina del giorno di Natale per il piccolo marziano furioso. Buon Natale, piccolo marziano! Ogni mattina di Natale, il babbo e il piccolo marziano aprivano insieme i regali. Ma subito dopo, il babbo alieno, come sempre, spariva. Perché doveva partecipare a una missione segreta. Anno dopo anno, il piccolo marziano era costretto a giocare tutto solo con i suoi regali. Natale. Mentre osservava un altro pianeta con il suo telescopio, vide un albero di Natale carico di regali. Un attimo, marziano furioso, non vorrai combinare qualcosa? Il giorno di Natale! Oh no, aspetta! Non vorrai distruggere tutti quei regali, vero? Ecco, per te! Pato dice che è proprio la cravatta che voleva per Natale. È possibile che i biglietti sui regali siano scambiati?
così, per la prima volta nella vita, il marziano furioso visse finalmente un felice Natale. Alla fine ciò che importa non sono i regali, ma avere qualcuno con cui condividerli. Buon Natale a tutti! La missione segreta. Forza, Babbo Marziano! Hai una missione segreta da portare a termine! Forza, rallegrati! I tuoi aiutanti ti stanno aspettando! Davvero? Era questa la missione segreta? Aiutare Babbo Natale! Wow! Missione compiuta, Babbo Marziano! Fantastico! Ma che cos'è successo? La missione è andata alla perfezione! Sei riuscito a consegnare tutti i regali in una sola notte! Babbo Marziano? Sembra che questo marziano furioso di Natale sia in ottima compagnia e si stia divertendo molto! Buon Natale a tutti! Il ritorno del marziano furioso. Non ci credo, quello è il marziano furioso. Ciao, è da molto tempo che non ti vediamo. Vai a visitare i tuoi amici, vero? Ah, chiaro. Ha detto che vuole tornare a conquistare il mondo. E come pensi di farlo? Ah, credo di non avere capito bene. Ah, ora capisco. Attraverso un complicato dispositivo sei riuscito a creare un telecomando che, una volta azionato, cambia la mente per rovinare il divertimento e dominare il mondo. Però questo non è bello. Funziona! Sei veramente il marziano furioso! Wow! Ma che bel quadro, Pato! Grazie! Hai reso il quadro di Pato 1000 volte più bello!
Pocoyo, Valentina pensa che tu sia il marziano furioso. E sembra che tu le piaccia. Mi dispiace, signorina Valentina, però quello non è chi tu credi che sia. No, non è uno scherzo. Lui non è il marziano furioso, è Pocoyo. Ah, sembra che Ellie sia concentrata a leggere un bel libro. Bene, Ellie non era mai arrivata così in alto. Ecco, questa è un'altra cosa buona che hai fatto oggi. Sì, ora capisco. Vuoi che il tuo corpo torni ad essere quello di prima? Vuoi risolvere questo pasticcio, vero? Beh, lo sapevo. Pensandoci bene, credo che tu abbia veramente conquistato il mondo, rendendolo decisamente migliore. Tutto questo è fantastico! Bisogna festeggiare! Insert coin. A quanto pare ti stai rilassando bevendo il tè, Ellie. Chi è la tua amica? Ah, Daisy! Piacere di conoscerti, Daisy! Oh, ciao, marziano furioso! Sei venuto a prendere il tè con Ellie e Daisy? Ellie ha proprio ragione, Pocoyo. Il marziano furioso ha appena rapito Daisy. Caspita, Pocoyo! Hai perso! Oh.
Sì, questa coppa è davvero bella, ma non dimenticare la tua missione. A saltare dall'altra parte? Pocoyo, guarda! Un aiuto! Molto bene! Hai superato il livello! Guarda, Pocoyo! Una chiave! Magari se tu riuscissi a far addormentare Ronfotto... Pocoyo, questa ninna nanna è orribile. Secondo me, dovresti chiedere aiuto. È la tua grande occasione! Stai attento! Questo livello sembra difficile! Restituiscimi Daisy! Pocoyo, ricorda che ti resta ancora un aiuto. Ce l'hai fatta! Ben fatto, ragazzi! Marziano Furioso, la prossima volta che vuoi una cosa, basta che la chiedi gentilmente e ti sarà data! Ciao, Pocoyo! Ciao! Che cos'hai lì? Un treno! Oh, magnifico! Ehi là! Ciao, Bruco! Pato. Ciao, Ellie. Ciao, Ronfottino. Ciao.
Ciao, Ronfotto! Ehi, che cos'è questa? Sembra una navicella spaziale! E sta andando dritta dritta al mondo di Pocoyo! Speriamo non sia un nemico! Beh, almeno sono educati! Ops! Non c'è motivo di avere paura, Pato! Va tutto bene! Oh no! A quanto pare gli piaci molto, Ellie! Oh! Ehi, Pocoyo! Ellie e Pato vorrebbero raccontarti una cosa! Hanno appena visto una navicella spaziale! Eccola lì! Ellie! Oh, no, no, è lì! Pocoyo non vuole credermi! Potreste dire a Pocoyo dove si trova la navicella spaziale? Dietro di te! È dietro di te! Esatto! Eccola qui! Guardate! Pocoyo, coraggioso! Anche Pato è molto coraggioso! Oh, guardate! Caspita! È una macchina! Una macchina piccola piccola! Ma... sono degli alieni! Ehi! Ma che alieni acrobatici! Sono molto, molto carini! E vai! Battiamo tutti le mani per i nostri nuovi amici! Che cos'è? Ah, ho capito! Si tratta del circo dei fratelli Marziano! Circo? Sì! Non sai cos'è un circo, Pocoyo? Sì? No. Circo? Circo! Incredibile! È veramente un circo! Sì, certo, Pato, è piuttosto piccolo. Il telecomando per lo spazio. Accidenti, ma è un circo vero e proprio. Oh, guardate un po'. Pato ha trovato il telecomando per lo spazio. Oh no! L'alieno dice che se si preme il tasto sbagliato, si rischia di distruggere addirittura l'intero universo. Il circo? Oh, ho capito. Il nostro amico dice che prima devono fare le prove, quindi noi dobbiamo andare via. Che cosa c'è, Ellie? Vorresti fermarti a guardare? Beh, magari se glielo chiediamo tutti gentilmente, ci lasciano restare. Tutti pronti? Per favore! Per favore! Lasciateci guardare! Vogliamo restare! Sì, per favore!
Sì, evviva! Possiamo restare! Signore e signori, ecco a voi l'alieno più forte di tutta la galassia! Ellie dice che i tuoi pesetti sono troppo carini. Sono così piccoli. Oh, mamma! Bravissimo! Facciamo tutti un bel applauso! E ora, per il nostro prossimo numero, ecco a voi il pericolosissimo tuffo dall'alto! Cosa dici, Pato? Il trampolino del tuffo è troppo basso. Ho l'impressione che quell'acqua sia molto, molto fredda. E ora... il numero del gran finale! È stato uno spettacolo formidabile! Facciamo tutti un bel applauso ai fratelli Marziano! Urrà! Il nostro amico qui sta dicendo che vorrebbe appendere delle locandine per lo spettacolo. Certo, il Vamoosh! Pocoyo vi può portare in giro tutti nel suo Vamoosh! Chissà che cosa staranno facendo adesso Pato ed Ellie. Ah, ciao Ellie! Ciao Pato! Quello è il telecomando! Ma il marziano ti aveva raccomandato di non giocarci, perché sarebbero potute succedere delle cose brutte! No, Pato! Non lo fare! Oh no! Oh. Oh mamma mia! Ellie, Pato! Basta, smettetela, per favore! Oh, chissà dove sarà Pocoyo! Oh, finalmente hanno finito! Bravissimi! Ora dobbiamo tornare tutti giù al circo!
Oh! È un alieno arrabbiato! Chissà cosa stanno tramando! Cosa? Ma è la terribile calamita ultramagnetica numero 3000! Qui la cosa si mette molto male! Sembra che anche agli alieni arrabbiati piaccia il circo. Ciao, ciao! Bravissimo, Pocoyo! Adesso abbiamo un sacco di tempo per prepararci per il circo. Oh no, guarda! Gli alieni arrabbiati hanno trovato il circo senza di te! Il signor marziano sta dicendo che qualcuno ha giocato con le loro cose. E ora sono tutte della misura sbagliata. E poi... qualcuno ha preso il telecomando. Ellie? Pato? Ah, eccoli qui! E stanno ingrandendo tutto! Non vuole assolutamente che tocchino la sua bambola. La faccenda ci sta sfuggendo di mano! Qualcuno intervenga subito, per favore! Basta! Oh, ciao, Pocoyo! Meno male che sei tornato! Monello, Monello! Lo restituisci tu, il telecomando? Grazie, Pocoyo! Non so che cosa sarebbe successo se non fossi arrivato in quel momento! Non starei pensando di... Corri, Pato! Vai più veloce! Monello, Monello! Ah!
Oh no! Gli alieni del circo sono stati tutti rimpiccioliti! E poi avete anche rotto il telecomando! E c'è un tendone pieno di alieni arrabbiati che aspettano lo spettacolo! Calma, niente paura! Che cosa, Pocoyo? Ti è venuta un'idea? Ta-da! Dici che lo farai tu, il circo? Sì. Signore e signori, nel primo tempo vi presentiamo... Fred, sei in scena! Giocoliere! Coraggio, Fred! Grande numero, sei il migliore! E ora al centro del palco... Pato il clown! A quanto pare agli alieni arrabbiati non piace il tip-tap. Ellie! Oh sì! Ecco Ellie la forzuta! Magnifico! Grazie, Ellie! E numero finale! E ora per il gran finale, ecco a voi il re del trapezio, Pato! Accompagnato dal suo assistente sonnambulo, Ronfotto! Dalla magnifica millepiedi motocicletta, la signora Bruco! E ancora dal proiettile con le ali detto Ronfottino! E da Lula, il ferocissimo leone! E poi Fred! Non dimentichiamoci di Fred! Ai tuffi dal trampolino, ecco a voi Ellie e... con gli occhi bendati abbiamo... Pocoyo! Oh no! Non posso guardare! Oh no! Lula si è bevuta tutta l'acqua! Yeah.
finale col botto! E guardate, il telecomando alla fine è stato aggiustato! Bravissimi! Evviva il circo spaziale! Evviva l'aiuto offerto ai nuovi amici! Ciao ciao, alla prossima! Turisti dallo spazio. Ciao Pocoyo! Ciao! È un bel giorno oggi, vero? Pocoyo, il piccolo alieno vuole farti una foto. Bellissimi fiori, Pato! Ehi, il tuo giardino ha degli ammiratori! Realistico! Tutto bene con la danza classica, Ellie? Sì, sciogliere i muscoli è importante! A quanto pare hai dei nuovi fan! Quanti alieni abbiamo visto oggi, vero Pocoyo? Vogliono farsi una foto con il sandwich. Attenta, Nina!
arrivato il momento per gli alieni di tornare al loro pianeta. Dice che vi ringrazia di tutto. Avete passato una bella giornata? Sono proprio felice. Ellie dice che siete sempre i benvenuti. Magari non proprio tutti insieme la prossima volta. Giusto! Vuoi dar loro uno spuntino per il viaggio di ritorno? Carino da parte tua, Pocoyo! Ciao ciao a tutti! Yeah!
Rock and Roll. Ciao, Pocoyo! Ti piace il rock? Ora sì che siete una rock band! Facciamo una foto del gruppo. Chi è il leader? Una foto del gruppo come si deve. Bravissima, Ellie! Ora tutti sapranno che farete un concerto. Anche Nina fa la sua parte. Molto bene, Pocoyo! È il momento del grande concerto! Tutto esaurito!
Bene! Vedo che almeno vi è rimasto un fan. Meglio, questo sì che è rock and roll! Ciao! Hello, everyone! Hi! What's going on? Rocket! Ah, you're making a rocket! Why? What's that, little alien? Oh, you're going back to your planet. Wonderful. Looks like they're ready for blast off. 2-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Wow! This is exciting! Professor Potter! Welcome to another lesson with Professor Pato. Now, class, pay attention. Today we're going to talk about space. This is the sun. The sun. And this is the moon. The moon. Planets. These are planets. And stars. Baby bird, can you tell us what that's called? Can you tell Baby Bird what those are? Stars! Those are stars! Oh, it looks as if the angry alien has something he wants to say. Wonderful! Now we've all learned about space. Lesson approved by Professor Potter. It, Pocoyo! You flew into space! Stop! Planet? What do you think? Is that a planet? No! It is the sun! You're right! That is the sun! You're going to drive, Pato? Oh, but... Whoa! Whoa! That's not a planet, Pato. Can you tell Pato what that is? The moon! It's the moon! Yes, it's the moon. Look, little alien, is that your planet? Yes, you've found it! Houston, we have a problem. And now it's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, run! That's it, run! Fred says, laugh! Come on, let's laugh! Fred says, dance! Let's dance!
says, that's all. Someone's knocking at the door. Oh, it's the little alien's parents. Oh, I see. It was just a game. But now it's time for the little alien to go home. Let's all say goodbye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Looks like they're off on another mission. Bye-bye. Bye. To the stars, searching for a planet, flying near the sun, flying near the moon. Rocket to the stars. Searching for a planet, flying near the sun.